Allora, Matteo, interrompiamo la conferenza Ah, stampa di Mister Ranieri, che tanto avremo qui anche per consentire poi a Nicolas di tornare sul pullman con i compagni. Hai sentito però la prima valutazione del Mister, che ha detto è una partita comunque particolare perché noi abbiamo avuto inizialmente delle occasioni, loro le hanno sfruttate tutte, anche con gol molto belli dal punto di vista della fattura, no? sì, sicuramente, ma come l'ho detto prima, sì, c'è un responsabile di questa sconfitta, sono io, no? Ci tenevo tantissimo a tornare a giocare, non sono andato quel pallone per contrastare, non sono andato malintenzionato, chiedo scusa a Daniele e anche dentro il campo e anche nel spogliatoio, da lì è iniziata un'altra partita completamente diversa, faticosa per tutti, giocare in 10 quasi impossibile oggi. Come ho detto prima, sono qui al di là di essere il primo amareggiato, sono prima per chiedere scusa a Daniele, no? Perché sono andato male, e secondo per farmi responsabile, primo e unico responsabile di questa sconfitta. Ecco, molti telespettatori attraverso le mail ci hanno scritto proprio questo. Secondo te sarebbe cambiata quella partita, magari rimanendo comunque in 11 senza quel tuo intervento? C'era Non un'altra è facile partita, dirlo, però. no, ma era un'altra partita. Diciamo che la partita stava in certa maniera equilibrata. Noi avevamo creato un po', loro avevano fatto un tiro in porta, un gol, ma come ho detto prima, sono io il primo e l'unico responsabile di questa sconfitta e anche di tanti gol, no? Perché giocare in 10 oggi, anche una partita di questo livello, è quasi impossibile. Quindi da lì ha iniziato un'altra partita. Sono qui per dire questo, come l'ho detto prima, di che non sono andato di malintenzionato, no? Sono andato solamente a contrastare il pallone che era in aria. Sicuramente sono andato male, ma l'ho visto a lui in spogliatoio, gli ho chiesto scusa e mi auguro che lui torni a giocare il più presto possibile. E penso che questo deve servire più di tutti a me, no? Sicuramente, ma anche alla squadra per ripartire, perché io sono stato 2 giorni questo anno, ma quello che ho visto in questi giorni è che c'è lo stesso spirito dell'anno scorso. Questo è fondamentale, tra l'altro conosciamo Nicolas anche sotto il profilo umano, persona straordinaria, è venuto qui con grande anche coraggio a dire queste cose, si è assunto comunque la responsabilità. Io credo che comunque dei problemi, Nicolas, ci siano nella squadra al di là della tua espulsione, noi li abbiamo analizzati un po' tutti. Devo dire francamente che anche io ho avuto l'impressione che tu sei andato per cercare di evitare un gol che sembrava in realtà fatto, perché quello è un fallo che se tu lo fai a centrocampo, allora si può probabilmente parlare di cattiveria agonistica, lì tu hai cercato di evitare praticamente l'impatto di Daniele Conti con il pallone, o no? Questa ho la sensazione avuta, non ci sei andato con la cattiveria di fare il fallo, ecco, questo No, dico. no, io al primo momento che la palla va in aria guardo la palla e vedo che c'è qualcuno lì, io mi butto a contrastare il pallone. Sicuramente, come ho detto prima, mi ho buttato male, non dovevo buttarmi così, ma solo per prendere la palla. Poi ho visto lui che stava malissimo e lì, ho saputo lì che finiva la mia partita. E per quello ho detto che lì è iniziata un'altra partita e gli errori che vengono dopo sono nati, diciamo, da questo punto. Quindi c'è poco da dire. La Roma ha cercato in tutte le maniere di far gol, di far la partita. Ho visto anche che a livello del possesso di palla c'era anche più possesso della Roma che di loro. Loro sono arrivati 4 volte, hanno fatto i gol e basta, finita la partita. Allora, Matteo, Francesco, una da studio per Nicolas. Ecco, Nicolas, complice la tua espulsione, ha debuttato tuo fratello Guillermo. Naturalmente prova sfortunata visto il risultato, però è difficile perché è entrato appunto in una situazione in cui la Roma era sotto di un gol e sotto di un uomo. Sì, difficilissima. Io mi auguravo di lui un altro esordio, di un'altra Certo. maniera, così lui possa far vedere quello che sa fare, no? Come sa difendere. Sicuramente è stata una partita difficilissima, c'erano tanti spazi, era lui per una parte, Juan dall'altra, tutti cercando di fare il meglio per la squadra, quindi sicuramente non è stato quello che sognava lui, neanche quello che sognavo io per lui, ma lui ha il carattere, sicuramente ce l'ha questa voglia di riprendersi al più presto possibile, di giocare e di far vedere quello che sa fare. Se il carattere è quello del fratello, siamo tranquilli. Sì, Matteo, Sono l'ultimissima troppo curioso, no, perché. mi devi perdonare, sono troppo curioso, ma quando ti ha Sì, espulso sì, sì. Nicolas, l'arbitro, cioè ti ha espulso qualche minuto dopo, che ti ha detto?
No, scusa, non ho capito. Ti ha espulso quando ti ha espulso dopo? L'arbitro? Perché noi è sembrato qualche minuto dopo. No, te l'aveva detto subito. No, mi ha espulso quando ha visto com'era la gamba di lui. Penso che è stato questo e io lo capisco veramente, in questo senso lo capisco, non posso dire nulla. Grazie Nicolas Burdisso, che ringraziamo.